Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Galleria Malies, Mastella, ok alla determina per l'affidamento dei lavori. Rivaluteremo via Gaetano Rummo. Intervento dei vigili del fuoco al viale degli Atlantici per un pino pericolante, poi abbattuto. Strappati i manifesti della campagna sociale di Gesesa, amarezza del management. Fratelli d'Italia bacchetta la Lega, lavoriamo per il centrodestra, voi siete isolati. Calcio, mister Inzaghi, con il Cosenza, gara dura, servirà il miglior Benevento. Con la pubblicazione della determina per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della Galleria Malies si concretizza l'impegno assunto dall'amministrazione per la realizzazione dello spazio dedicato ai prodotti tipici del Sannio denominato Mercato della Città, vetrina del gusto sannita. Ad annunciarlo è Clemente Mastella. Benevento, come promesso, si doterà quindi a breve di un luogo dove verranno esposti e venduti i prodotti tipici delle contrade beneventane e dove verranno valorizzati i prodotti a chilometro zero della locale filiera agroalimentare. Il piazzale ospiterà infatti i banchi dei prodotti ortofrutticoli, mentre i locali interni ospiteranno la vendita dei prodotti caseari, degli insaccati, della carne e dei prodotti tipici, con la possibilità di degustarli in loco. Si tratta, ha proseguito Mastella, di un ulteriore tassello del processo di rilancio della città e di rivitalizzazione dell'area di via Gaetano Rummo, nella quale, come noto, abbiamo già provveduto ad affidare all'Unisannio l'immobile che in passato ospitava le suore orsoline. Un risultato importante, dunque, conclude, che abbiamo ottenuto a dispetto delle tante innumerevoli difficoltà incontrate. I vigili del fuoco sono intervenuti al viale degli Atlantici per mettere in sicurezza un pino pericolante di fronte all'ex carcere. L'albero si è curvato in modo pericoloso, destando l'attenzione dei passanti allarmati dalla pericolosità del possente arbusto divenuto instabile. I caschi rossi, dopo aver valutato diverse opzioni, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona tagliando il pino alla base, un'operazione che ha richiesto particolare cura da parte dei caschi rossi. Traffico bloccato lungo viale degli Atlantici durante il delicato intervento che ha richiesto alcune ore. Purtroppo ancora una volta siamo di fronte a un nuovo intervento d'urgenza di messa in sicurezza della zona già attenzionata nei mesi precedenti per episodi analoghi. Un problema, quello dei pini al viale degli Atlantici, che necessita di essere risolto definitivamente, come attestato dalle relazioni degli esperti incaricati dal comune, che hanno verificato nella maggior parte dei casi l'instabilità dovuta alla conclusione del ciclo della vita degli storici arbusti prossimi ai 100 anni. Gesesa ha da tempo deciso di aderire a campagne di sensibilizzazione ambientale per tutelare l'elemento fondamentale della vita, l'acqua. Non riusciamo a spiegarci in alcun modo perché una campagna di sensibilizzazione e di accrescimento culturale e sociale possa infastidire qualcuno al punto di distruggere uno degli strumenti utilizzati per comunicare quel messaggio di attenzione ambientale. Gesesa ne è solo testimone. Probabilmente il lavoro, prima che di sensibilizzazione ambientale, deve essere fatto sul rispetto e sulla tolleranza. Ci penseremo. Si è tenuta la prima assemblea cittadina di Fratelli d'Italia. Dal dibattito aperto e partecipato, pur essendo emerse diverse vedute sull'operato dell'attuale amministrazione comunale, si è ribadito unitamente che l'obiettivo del partito è e rimane quello di costruire un centrodestra compatto con la pari dignità dei partiti fondanti che lo compongono e che la decisione del sindaco di rassegnare le dimissioni può segnare l'occasione di recuperare un dialogo vincente tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, nella convinzione che, come avviene da circa due anni, la formula del centrodestra, pur nella diversità delle sue tre anime fondamentali, risulta essere vincente in ogni parte d'Italia perché rappresenta garanzia di lealtà, coerenza e buon governo. Siamo sicuri che la presenza di domani a Benevento del segretario regionale della Lega, Molteni, possa fornire un'indicazione chiara e definitiva sulle intenzioni del partito di Salvini. Non saremo certamente noi, conclude la nota di Fratelli d'Italia, a rompere o interrompere il dialogo nella coalizione. La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, a seguito di notizie riportate da un autorevole quotidiano circa l'alloggio di servizio e le spese connesse utilizzato dal ministro Bonafede, chiede di conoscerne l'entità. Il problema non è tanto, aggiunge la senatrice, di natura legale quanto di natura morale da parte di chi, come il ministro e il Movimento 5 Stelle, che hanno sempre professato una sorta di verginità istituzionale, facendo fortuna elettorale sugli attacchi alla casta, utilizzano disinvoltamente i soldi dei contribuenti. L'interrogazione sarà presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
sono ufficialmente partiti i lavori dei laboratori civici di Civico 22, nutrita la partecipazione e molto articolata la discussione che ne è derivata. I gruppi di lavoro stanno già elaborando la scaletta dei propri documenti. Sin dall'inizio, infatti, l'azione dei laboratori è stata finalizzata unicamente alla stesura di una position paper per ciascuno dei Civico 22 lab, in totale 11 documenti che devono costituire un unico documento strategico sulla città che esprime una domanda di politica sulla città scritta dai cittadini che Civico 22 voleva consegnare ai candidati alle prossime elezioni amministrative del 2021. Le dimissioni anticipate dalla propria carica del sindaco Mastella, presentate peraltro senza alcuna motivazione apparente al di fuori del Consiglio Comunale, conclude la nota, hanno impresso ai nostri lavori una lieve accelerazione. Le attiviste e gli attivisti di Friday for Future, Benevento, guardano con piacere ed estremo interesse la nascita dei laboratori di progettazione partecipata lanciati da Civico 22 per contribuire a costruire un'idea di città sostenibile che rispetti e tuteli l'ambiente, il territorio e il clima. Annunciamo pertanto la convinta adesione al percorso civico e in particolare al laboratorio su ambiente, tutela del paesaggio, fiumi e beni comuni che si terrà il prossimo 10 febbraio. Il Comitato Pietà e Zone Limitrofe, presieduto da Gennaro De Luca, intende ringraziare la Trotta Bus, l'azienda che gestisce le linee urbane del trasporto pubblico locale della città di Benevento. Nella persona del dipendente Genesio De Luca, il Comune con l'assessore alla mobilità e trasporti Felicità Del Cogliano, i quali hanno soddisfatto la richiesta di mobilità interna del rione in fatto di trasporto pubblico, come richiesto da tanti cittadini. Infatti, da lunedì andrà in vigore dalle 7:20 capolinea fino alle 13:20 la linea bus numero 16, che prevede fermare nelle seguenti strade: Contrada Piano Morra, via De Mulini, via Giovanni Gentile, via Lungo Sabato Bacchelli, proseguendo poi per via Napoli. Un successo per tutto il quartiere Pietà nell'ottica del miglioramento dei servizi dedicati a coloro che utilizzano i mezzi pubblici. Prosegue il tour della rubrica TV7 SOS a Benevento e nelle contrade della città. Stavolta ci tocca segnalare una delle tante discariche a cielo aperto abbandonate al loro destino senza che venga fatto alcun intervento per bonificarle. Scenario dello Scempio e l'area compresa tra via Mio Martini e via Galganetti, una zona destinata al verde dopo la realizzazione di una strada ed altre opere urbanistiche sorte nella zona alta della città. All'interno di questo spazio del comune, peraltro a pochi metri da una scuola materna e dalla chiesa dei Cappuccini, c'è un tipo di rifiuto oltre a pezzi di panchine in pietra. È il caso di bonificare la zona trafficata da auto e da pedoni per renderla meno pericolosa ed eventualmente accessibile nell'ottica di una città civile. La redazione di TV7 SOS segnala ancora una volta la presenza di un cedimento stradale in via Generale Marone, al rione Libertà, in prossimità di un canale per la raccolta delle acque meteoriche. È una situazione incresciosa che va avanti da circa 3 mesi, per la quale ancora non si è registrato alcun intervento da parte dello IACP o del Comune. Oltre alle transenne poste per delimitare la zona, da qualche settimana è comparso all'interno del foro anche uno stendino infilato nella bocca al di sotto del marciapiedi. Si attende quanto prima un intervento risolutivo che possa garantire la sicurezza ai pedoni, oltre che evitare un ulteriore collasso del manto stradale. I vigili del fuoco di Benevento sono intervenuti a Pagoveiano per domare le fiamme che hanno avvolto e distrutto una Fiat Panda. L'episodio è accaduto nella notte. Purtroppo l'intervento dei caschi rossi non ha evitato che l'incendio, che probabilmente è stato alimentato da un cortocircuito all'impianto elettrico, si propagasse a tutta la vettura. Sul posto i carabinieri, ai quali spetterà determinare la motivazione del rogo che ha distrutto la Fiat Panda. L'Aula Madonna delle Grazie del Seminario di Benevento ha ospitato la presentazione del libro indimenticabile I 33 giorni di Papa Luciani di Antonio Preziosi, giornalista, scrittore e direttore di Rai Parlamento. L'evento è stato realizzato grazie al supporto dell'Istituto Superiore Scienze Religiose San Giuseppe Moscati di Benevento. Ai microfoni di TV7 l'Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca. È chiaro che non possiamo fare i conti senza l'ostro, voglio dire, non possiamo noi dire cosa sarebbe stato. Possiamo dire che se gli atti da lui posti e i discorsi da lui posti nei primi 33 giorni avessero avuto un seguito coerente, come è facilmente prevedibile, sicuramente sarebbe stato, direi, fortemente sbilanciato, non so se sia il termine, avrebbe fortemente accentuato il tema della misericordia, perché nei pochissimi discorsi, nelle poche udienze che lui ha fatto, su questo ha insistito con forza. Sarebbe
stato, direi, nuovo per quei tempi il linguaggio. Lui aveva un linguaggio molto, direi, pastorale, il tono pastorale sarebbe stato molto accentuato, credo, e sicuramente anche la capacità, direi, di aveva una capacità di bucare lo schermo, ecco, come dite voi, bucava lo schermo, parlava in maniera immediatamente comprensibile, direi, anche dalle grandi masse. In questo lo rassomiglierei molto al suo predecessore, cioè a Giovanni XXIII. Ripeto, è difficile valutare un pontificato in un arco di 33 giorni, però quello che possiamo dire, e questa è una constatazione prima ancora che un giudizio, è che quei 33 giorni hanno fortemente inciso sulla Chiesa e anche sulla gente che ancora lo ricorda, e questo è estremamente significativo. Dopo le dimissioni di Mastella si va verso le elezioni. Titola così l'apertura a firma di Gino Pescitelli del quindicinale Realtà Sanita, diretto da Giovanni Fuccio. Ampio spazio alla politica anche con le interviste alle candidate Angela Abbamondi su Telese è un cumulo di macerie, così io la ricostruirò, di Nuccio Franco e Francesca Pedicini, con A San Giorgio del Sannio c'è una donna emergente, di Anna Maria Gangale. E ancora paginone sulla visita del capo dello Stato a Benevento a cura di Nicola Mastrocinque, Mario Pedicini, conclude con il suo editoriale Antifascismo senza fascismo. Da Benevento alla città dei fiori, da protagonista per la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Ancora una volta la Celebrity Stylist Events, il gruppo di hairstylist e make-up artist creato dal sannita Roberto Petroccia. Un progetto di alta qualità che in pochi mesi ha messo assieme un team di professionisti al servizio delle celebrità nazionali e internazionali che già si sono distinti, così come scrive anche TV Sorrisi e Canzoni, nel corso di prestigiosi eventi di moda e come personal di molti cantanti e attori. Alla vigilia della finale della 70ª edizione, TV7 ha intervistato telefonicamente Roberto Petroccia, responsabile backstage del Festival di Sanremo 2020 per TV Sorrisi e Canzoni. Ecco il servizio realizzato dal giornalista Alfredo Salzano nel corso del VG7 edizione serale. Adesso i primi giorni è un clima disteso, adesso diciamo ci sta un po' l'adrenalina da competizione, visto che domani sera stiamo, diciamo, con la grande finale. La grande finale, allora giustamente tutti i cantanti sono un poco tesi. Com'è stato il clima, com'è stato il rapporto con tutti loro? No, è un clima disteso perché comunque la simpatia sia di Fiorello che di Amadeus rendono tutto l'ambiente bello, simpatico e rilassato. Ecco Roberto, diciamo che tra i più simpatici, diciamo, come cantanti, Francesco Gabbani, Vibrazioni, cioè tutti quanti i cantanti di quest'anno sono tutti quanti simpatici. Quest'anno diciamo che abbiamo allargato un po' tutta l'Italia, abbiamo 28 artisti del settore tra make-up artist e hairstylist. Con me attualmente ci sono 7 sanniti, stiamo cercando di rendere onore al Sannio. Prosegue il suo lungo tour il format televisivo e social Sport 7, in onda sui canali di TV7 94 e 288, punto di riferimento indiscutibile dell'informazione sportiva sannita. Il talk show giallorosso, condotto da Alfredo Salzano, approderà ancora una volta domenica alle 20.30 nella clubhouse del Circolo La Faggianella per seguire la gara Cosenza-Benevento. In studio opinionisti, giornalisti e appassionati di calcio per analizzare la partita e la nona giornata del campionato di Serie B. Sono previsti collegamenti in diretta con gli inviati di TV7 che ci faranno vivere le emozioni della gara della squadra di Pippo Inzaghi, leader indiscutibile del torneo cadetto. Fate sentire la vostra voce attraverso i canali di comunicazione, SMS, WhatsApp e email attivati dalla redazione di TV7. Un grazie particolare al presidente del Circolo La Faggianella, il dottor Rocco Carbone, e al consiglio direttivo per l'ospitalità e per aver apprezzato il progetto di comunicazione itinerante del gruppo TV7 dell'editore Mario Del Grosso. Prosegue il cammino dei giallorossi alla sfida di domenica sera in casa del Cosenza. Sul rettangolo verde del Vigorito, la squadra di Mister Inzaghi è stata impegnata in esercitazioni tecnico-tattiche seguite da partita a campo ridotto. Hanno continuato il personale lavoro di recupero Teglio e Tuia, mentre il centrocampista Kragol è stato sottoposto a cure fisioterapiche. Alla vigilia di Cosenza-Benevento è tempo di rifinitura, appuntamento in mattinata al Carmelo Imbriani. Al termine della sessione i convocati partiranno alla volta della Calabria.
Il Benevento si prepara ad affrontare la trasferta di domenica sera al Marulla di Cosenza. I calabresi allenati da Pietro Braglia occupano la terz'ultima posizione della classifica del campionato cadetto e sono in piena zona retrocessione. Ascoltiamo a tal proposito le parole di mister Filippo Inzaghi in conferenza stampa. No, Tuia non ci sarà, avremo qualche assente, ma non c'è nessun problema. Insomma, purtroppo avremo Maggio in prota squalificati, però Cosenza ha dei problemi, anche il Cosenza, per cui insomma dovremmo andare a fare una grande partita, perché ci aspetta una gara complicatissima. Il Cosenza non merita la classifica che ha. Io le ultime due partite col Crotone sicuramente insomma non meritava di perdere, e a Pescara sull'1-1 ha avuto il palo di Asensio che, se fosse andato dentro, avrebbe cambiato il volto della partita, per cui non pensiamo di andare a trovare una squadra in crisi. È un campo difficile, il Cosenza ha un tifo incredibile, per cui sarà un bel banco di prova per noi, però siamo pronti, siamo molto convinti, la squadra è in salute, sta molto bene fisicamente, per cui tutto questo mi lascia sereno. È chiaro che per vincere a Cosenza ci vorrà, come sempre, il Benevento delle migliori occasioni, se no potremmo trovare una partita più dura del previsto. Ma io ho tante soluzioni, ho ancora due allenamenti, per cui avrò modo di provare. Questa squadra può giocare con qualsiasi sistema di gioco, per interpreti, per capacità, perché questi giocatori hanno già giocato in modo diverso. Però a me piace regalare certezze alla mia squadra, per cui non penso ci discosteremo molto. Barba e Moncini si sono allenati con continuità con il gruppo, secondo me sono entrati ancora di più dentro a questa squadra, per cui Barba, se sta bene, sicuramente giocherà. Non so se terzino centrale, perché per la soluzione di Maggio posso far giocare Barba terzino e mettere Letizia a destra, ma posso far giocare anche Gianfi, che sta bene, che è una garanzia, che quando ha giocato ha fatto un'ottima gara, per cui se Gianfi giocasse a destra lascerei Letizia a sinistra e Barba giocherebbe in mezzo con Caldirola, per cui vediamo, insomma, ho ancora due giorni per poterci pensare. È tutto quello che si sono costruiti, il fatto che tutti parlano di loro mi riempie di orgoglio, ma deve essere motivo di lavorare ancora di più, di migliorarsi ogni giorno, quello che cerco di dire a loro. Sapendo, come avevo detto già due o tre partite fa, che il giorno di ritorno sarà tutta un'altra storia. All'andata abbiamo fatto qualcosa che va dimenticato, che rimarrà negli annali, che rimarrà nella storia, perché abbiamo fatto dei record incredibili, ma adesso la dura realtà ci fa capire che tutte le squadre contro il Benevento giocano alla morte, che tutti si giocano la salvezza o l'ingresso nei playoff, e che le partite sono molto più difficili, per cui dovremmo farci trovare pronto, ma la squadra in queste partite, anche se di sofferenza, mi è piaciuta molto come spirito, come voglia di rincorrere il risultato. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net, oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.